messaggero del Rada, non l'usignolo. Guarda, amore, quel maligno strisce come già frastagliano i calori margini dei cirri fuggitivi che si spanno dalle vampe laggiù. Sono già tutte consumate! Le candele della notte. E il giocondo mattino, sulla punta dei piedi, s'affaccia alle cime dei monti dietro un velo leggero di bruma. Ora. Può andare e vivere o restare e morire. No, quella luce laggiù non è che ore del giorno. Io lo so, è solo una meteora. Forse esalata dal sole per farvi da torcera. Stanotte, sulla via di Mantova. E dunque resta, non è necessario andare via. No, pure! Che brutta la morte! Sono contento se così vuoi tu. Dirò che quel barlume laggiù non è l'occhio del mattino, ma un pallido riflesso della fronte di Cinzia. E che non è la nodola che alta sul nostro capo, batte col suo trillo agli archi volti del cielo. Oh, che voglia di restare, che fretta di andare. Vieni o morte! Giulietta, vuole così. Che c'è, anima mia? Seguitiamo a parlare, non è ancora giorno. Sì, invece. Invece è giorno. È giorno. Fuggi. Fuggi presto. Va via. È la nodola. Quella che canta così stonata e sforzata. Dicono che la nodola fa le sue partiture con voci di visioni. Ma questo non è così. No. Si divide noi. L'una dall'acqua, se ci strappa stringendoci di gelo e dandolo sveglia all'alba. Ora va, sempre più luce intorno. Luce, sempre più luce intorno. Buio, sempre più buio nella nostra angoscia. Giulietta, Giulietta, vostra madre, vede, il gioco è stremato. Siate prudenti. Ah, questi benedetti figlioli. Ancora un bacio. Crescendo. Voglio avere tua notizia per ogni giorno contenuto in un'ora. Che ogni minuto è tanti giorni. Oh, con questo modo di misurare il tempo diventerò vecchia prima di rivedere il mio me. Addio! Ci rivedremo ancora. Certo! E tutte queste sofferenze saranno servite a rendere ancora più dolce i nostri colloqui nel tempo che sarà nostro. Oh mio Dio! Ho nell'anima un triste presagio. Ti vedo ora che sei giù, come un morto, in fondo a una tomba, e sembri pallido. Credimi, amore, anche tu sembri pallido ai miei occhi. L'angoscia sede e beve il nostro sangue! Oh, fortuna, fortuna! Ti chiamano tutti incostanti. Ma se sei così incostante, che te ne fai di lui che è noto per la sua fedeltà? Sii incostante, fortuna, perché così potrò sperare che non lo terrai con te a lungo e che me lo restituirai. Magari lui può aiutarmi con il mio Romeo.
E forse mi può anche risolvere il problema di virus che ho sul mio PC. Aspetta che adesso provo a contattarlo. Ma è fantastico, è già in linea. Questa sì che assistenza. Allora, di che virus stai parlando? Ho uno strano virus che non mi permette di collegarmi a Facebook. Probabilmente è una connessione ad un sito ad alto rischio di infezione. Facebook è infetto? Ma vuoi scherzare? Il tuo sarà un sito infetto. Piano con le offese. Antivirus Project, sito certificato UISD. Unione Internazionale Sicurezza Digitale. Va bene, ma se mi vieni a dire che Facebook è a rischio... Intanto darmi del lei. Sì, signore. Meglio. Non sai che esistono siti trampolini? Se un hacker è entrato in Facebook, può essere che l'abbia craccato e ti spedisca su un altro sito infetto. Oddio, che cosa orribile! E io che ci posso fare? Entra in bocca! Security bar, controlla se c'è il baffetto verde e la voce Facebook che comprova la sicurezza del sito. Facile. Sì, scusa, hai detto bot, ma come ci entro? Ti mando le istruzioni dopo che ti sarai iscritto al mio sito. Ora ti devo lasciare, ho altre chiamate. Scusa. Specifica il tuo problema e attendi la mia risposta. Vai! Ma va, pure il tecnico master ci voleva. La verità è che ho un karma sfigato. Il mio Romeo, il mio Marcello, non ne vuole proprio far sapere di farsi trovare. Questa assistenza non è buona a proteggermi neanche dall'influenza asiatica! Thank you.
Marcello, come here, hurry up. Oh, Santa Anita, protettrice degli amanti trascurati, prega per me. E tu rispondi, no? Ti ho già lasciato 400 messaggi su Facebook, sei già stato online 5 volte. Cosa ti costa? Non ti chiedo mica di sposarmi, ti chiedo solo l'amicizia su Facebook. Eh sì, troppo occupato con gli amici, gli altri amici si intende. E con le amiche? Mannaggia, ma quante amiche ha? Oh no, no, Marcellino mio, non farmi questo, non dirmi che sei eterosessuale, ti prego, no! Questa ballerina, questa pure, questa Cristina, amo la musica lirica. Cristina, ma questa anche di familiare, mi ricorda qualcuno? Ma certo! Ma Cristina Pastorello, ma è una famosa cantante lirica! Sì, sì, evviva, evviva, sì! Come 2 più 2 fa 4, Marcello ama la musica lirica e quindi è culattone, come me, e poi! Anche a te piace la musica? Ma vedi che allora mi ha sentito? Ma allora Facebook funziona! Webmaster, chi è? Oh, sono emozionatissimo! Ma che fortuna! Ha pure rimesso il contatto di Messenger! Vuoi vedere che ha la webcam accesa? Io quasi quasi provo a contattarla. Certo, signora, l'ascolto spesso in arena, lei è fantastica! Oh, tu sei Mauro? Sì, signora, sono io. È un grande onore per me. Grazie, caro, troppo buono, ma che complimentoso. Senti, ma vogliamo darci di tu, no? Sì, certo, signora. Sono un suo grande fan. E di Momus, lei? Scusi, scusa. Sono un tuo grande ammiratore. Come Marcello. Marcello? Marcello? Ah, sì, Marcello. Lo conosci bene? Oh, beh... vista. Ma io lo conosco poco, l'ho visto soltanto una volta in ospedale. Un ragazzo simpatico. In ospedale? Perché lui era... perché tu eri ammalata? Malata, roba da niente, sai, alcuni esami di routine. Che tutti lì in sala d'attesa si scambiano le solite 4 chiacchiere, si parla del più del meno. Ah, del più e del meno? Sì, di batteri, di virus. Virus. Buongiorno! Chi di voi è qui per il test del virus? Scusi, ha detto? Test per il virus! Allora? Oh, che palle, ho già capito! Prego, compilatemi almeno questi moduli! Lasci stare le zanzare, quelle non glielo trasmettono il virus.
sempre solo, per pochissimo tempo. È tutto chiaro? Sì, va bene, arrivederci. Vediamo un po'. Dunque, lei è venuta a sottoporsi al test perché ritiene di aver avuto un rapporto a rischio. Ah, ieri ho stretto la mano a un nuovo consulente. Non lo conoscevo. Io non so. A rischio? No. Ma che vi pare che io vada con le prostitute? Ma come si permettono? No, io sono con mio marito. A rischio? Dipende. L'ultima volta un bruto mi ha tutto spettinato. Lei pratica sempre rapporti protetti. Rapporti? Io? Certo, protettissimi. Tutte le mie donne prendono sempre la pillola. Protetti? Ma che domande? Ma non sono mica una prostituta io! Certo che non li faccio protetti! E che ne so, dipende. C'è sempre così buio in quel locale. Oh,
che mi sono liberata. Tutti pianisti me la canto e me la suono. Ah, che bello senza il pianista! Come on, found nothing.
Non hai eseguito la procedura corretta. Ma sì, sì, ma come hai detto tu? Di nuovo! Lei, ma mi si apriva una finestra ad alto rischio. Per forza! Non hai disinstallato il puntivirus del cacchio e quello entra in conflitto con il mio. Ma c'era anche un banner lampeggiante, altissimo rischio. Piantala! Il mio anti-Trojans è sicurissimo, chiaro? Certo, Master, scusa. Cosa sono queste confidenze? Scusi, signore. Se non ti fidi, attaccati. Io mi sono già stufato delle tue fregnacce. No, 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 ti prego, mi fido di Alfredo. Dove sei, signore, scusa? Ma dov'è finito adesso? Senza di te, di voi, non ho più nessuna speranza. Posso dire addio al mio Marcello? No. Tornato. Ma allora vuoi vedere che questo antivirus funziona veramente? Aspetta però. Rosetta, specialista di incontri al buio. Deve essere un incontro. Tesoro mio bello, mi sa che hai sbagliato destinatario. Incontri al buio. No. Incontri al buio. Dove ho messo il calendario? Eccolo qua. Oh signor, siamo già al 30 novembre e non ho ancora pagato l'ICI. Mi devo sbrigare, è tardi, rischio di perdere l'autobus. Camicia, pantaloni. Oddio, sarà sparita con la macchiolina, l'ho lavata per ben due volte in lavatrice. E le calze saranno dello stesso colore. Ma forse è meglio se mi fermo un attimo a salutare la mia amica. Lei mi osserva sempre attentamente, così io mi sento sicura del mio lupo. Documenti, eccoli qua. Ah, oh, ma non sono questi! Per fortuna li ho segnati in braille, altrimenti rischiavo di consegnare i reperti delle analisi del mio ginecologo. Ah, eccoli, eccoli qua. ICI. Pagare entro il 30 novembre alla posta. La posta. Oi, 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 adesso che mi ricordo, stanno dipingendo delle persiane proprio sulla via che va alla posta. Devo stare attenta, molto attenta, che non mi succeda come un mio amico che è andato a sbattere contro una di quelle scalette che usano i pittori. E non solo ha fatto cadere il pittore, ma si è anche rovesciato un secchio di color verde in testa. Beh, la tinta ai miei capelli l'ho appena fatta e poi il color verde alla mia età non dona. Altro problema, funzionerà il semaforo sonoro, ma è mai possibile che dia fastidio il suono di un semaforo quando la città è avvolta in un rombo continuo di rumori di motori e di altri fracassi? Ma quanta pazienza, ma dai, prendiamo il bastone, perché senza il mio bastone bianco non si va da nessuna parte. Dai, forza, andiamo. Dal medico. Avanti un altro. Ecco, è il nostro turno. Andiamo. Buongiorno, si accomodi. Come si chiama? Si chiama Angela. Si chiama Angela. Qual è il problema? Qual è il problema, Angela? Che ho mal di schiena. Ha mal di schiena. Ha mal di schiena. Da quanto tempo? Da quanto tempo è mal di schiena? Da due mesi. Da due mesi. E le fa male a livello lombare o dove esattamente? Dove ti fa male esattamente? A livello della cintura, dottore. A livello della cintura. Le fa male quando fa dei movimenti? Mi fa male quando fa dei movimenti? Sì, mi fa male quando mi alzo, quando cammino. Mi fa male sempre. Mi fa male quando si alza. Cammina, le fa male sempre. Fa male quando si alza, quando cammina, le fa male sempre. Lei è cieca? Sì, è cieca. Sì? Vive da sola? Vivi da sola? No, vivo col cane. Vive col cane. Vive col cane. E per le medicine come fa? Come fai per le medicine? Non è un problema, dottore. Finalmente sono arrivate le medicine con la scritta Braille, quindi... Sulla scatola c'è la scrittura in Braille. Cioè, quella scrittura con i cieli leggono passare di sopra con colpa scritta le dita. Ma vuoi smetterla un attimo? Sono venuta dal medico per farmi visitare io. Parli sempre tu, fatti visitare.
allora. Continua l'avventura. Scusi. Passa di qui, 13. Ma non so dove vanno andare. È la posta. Non so se arriva il treno se è la posta. Ma perché hanno cambiato e non ci va più il 13? Ma forse il 15. Ma bisogna che mi metta gli occhiali per guardare. E non gli hai gli occhiali? No. Oh, sempre finta di vederlo. Ma scusa, ma lei dove deve andare? Forse la posso aiutare io? Oh, la posta a pagare lì c'è ancora l'ultimo giorno. Infatti, allora possiamo andare assieme. Un po' io mi ricordo, un po' io, un po' lei. E poi se si fida, io ho anche il bastone. Io le do il braccio. Scusi, arriva qui il 13. Non lo so, mi dispiace, ma non sono da queste parti. Ma lei dove va? Va verso il centro? Mi può dire almeno quando arriva l'autobus? Signora? Signora? La vada che lei va via! Oh, signora, non sempre. Ah, ma aspetta, arriva l'autobus, chiediamo l'autista. Mi scusi, è 13 questo? Sì, è 13! E va verso la posta? Sì! Può venire, signora? No, mi preferisco camminare, lascia che vada qua! Oh, signore! Autista, mi può dire per favore quando arrivo alla fermata della posta? Va bene, la monta su e si scenda qua vicino! Grazie! Continua l'avventura. Signora, la prossima è la fermata della posta. Ah, ecco. Grazie. Porca miseria, ma non c'è nessuno per buongiorno, ci vediamo ancora. Oh, sì, no, meno male. Allora posso seguire lei per entrare in posta. Ma certo. Ecco. Ma com'è questa maniglia di sta porta che non riesco? Quelle che si vanno da soli. Oh, io penso che dobbiamo prendere il numero, sai, il biglietto. Sì, in realtà lì è un trabicolo, ma è sempre il problema che ora sai o c'hai a casa. Dai, in qualche modo faremo, dai. Ecco. Mi scusi, per favore, mi può dire che numero ho? Numero 15. E lei che numero ha? Ma è 16. Allora... Numero 15 allo sbaglio. Ah, ecco. Scusi, dobbiamo pagare l'ICI. Ha sbagliato il sportello, signora. Ho sbagliato. E devo tornare indietro? Certo. E devo prendere anche un altro numero? Sì, per forza. Che non serve lo più. No, dai, andiamo a prendere un altro numero, dai. No. Ecco. Mi scusi, mi può ridire ancora che numero ho? Numero 18. E lei? 19. E allora aspettiamo. Sono dei posti liberi, meno male. Oh, grazie. Ma che bello! È vero che è bello, tesoro mio. Ma che occhioni che ha! Sì, e sa quanto ha? Ha 6 mesi ed è la prima volta che viaggia. Ma che buono! È vero, è proprio buonissimo. Come si chiama? Thomas. Thomas, ma che bel nome, Thomas, caro. Caro, dammi la manina, Thomas, ma che bel bambino che sei. Rosetta, non è un bambino. Non è un bambino. Che cos'è? Un gatto. Gatto? Ma dopo le figure che mi fai fare, ma santo cielo. Ma oggi non ho nemmeno il bastone bianco, ma ti rendi conto? Questi qui non pensano che io... sono cieca, pensano che sono fuori di testa! Thank you.
E tratterò sempre con rispetto il mio webmaster. Il suo sito Antivirus Project. E il suo venerabile anti-Trojans. Venerabile, ho detto! E il suo venerabile anti-Trojan. Dunque, dicevamo che sei connesso a Facebook e... E riesco a dialogare con tutti. Cantanti, nane, ballerine, proprio con tutti, tranne che con l'unico che mi interessa. Tesoro? Lui si connette spesso. Io gli scrivo i messaggi, ma lui non mi vede proprio. Tesoro? Forse il virus non c'entra niente. È proprio lui che non ti fida, eh? Ma grazie, Master. Avevo proprio bisogno del suo conforto. Ah, non c'è di che... A dire il vero... C'è di più, quando io mi connetto e gli scrivo, mi si annulla il sito, mi sparisce la schermata. No, potrebbe essere un redirect, per esempio. Un che? Un craccaggio che ti depista ogni volta che cerchi di contattarlo. Sì, è così, e lui, poverino, non riceve nessuno dei miei messaggi. Oppure è proprio lui che non gli interessa incontrarci e per cui ti depista ogni volta. Ecco, mi mancava una nota d'ottimismo. Vabbè, io ti metto davanti a tutte le evenienze, eh? Sì. A dire il vero ho anche un sospetto. Ma non so se posso parlarne. Oh, beh, se non ti fidi del tuo webmaster, allora ciao ragazza. No, ti prego, mi fido, ti prego, non mi lasciare, almeno tu. Occhio, ragazzo! Scusi, almeno lei, almeno voi. Meglio. Alcuni dei suoi amici l'hanno visto in ambulatorio a farsi delle analisi. Sa, coi tempi che corrono. Ma che fregnaccia, allora? Beh, parlando di virus, magari è lui che non vuole contattarmi perché sa di non poter, come dire, approfondire. Marcello, lui che non approfondisce! Lo conosce anche lei. Ho seguito i suoi contatti, le sue connessioni per monitorare il suo sito. Sto lavorando per te, sai poco. Oh, Marcello ha contatti proprio con tutti. Con tutti, tranne che con me. Provare a telefonargli, no? Oh, ma che idea semplicemente geniale! E che credeva che se avevo il suo contatto telefonico stavo qui giorni e giorni a macerarmi davanti al PC? Giusto. Beh, Marcello si connette al web anche via cellulare. Per me è uno scherzo risalire alle sue chiamate e rintracciare il numero. Davvero? Certo! Oh sì, che tu sia benedetto! Attento! Che lei, che voi siate benedetto, signoria illustrissima! Sì, sì, lo voglio! Viva il contatto telefonico! Loro due sono le mie due amiche. Si odiano a morte, ma quando si tratta della gestione della mia vita sono sempre concordi. Ma loro che ne sanno? Che ne sanno di come sto io? Non puoi andare avanti così. Questa è Laura. Un figlio avuto a 19 anni mai riconosciuto dal padre. Guarda in che stato sei. Questa è Marta. Attualmente legata a un ex alcolista. Perché? Che cosa c'è che non va? O forse ha ammazzato qualcuno? Ma perché non mi lasciate perdere? Non ce l'avete una vita voi! Ho letto su una rivista dal parrucchiere che le donne che hanno una relazione infelice hanno molte probabilità di ammalarsi di osteoporosi. Osteoporosi? Mi pare, o forse era qualcos'altro. Una mia amica ha aspettato 9 anni e poi lui è morto. Oh, volete smetterla? Tanto non funziona. Ma siamo preoccupate per te. Quello ti rovinerà la vita, vedrai. E sono sposato, Laura, non è un terrorista. Ecco. L'ho detto. Intrattengo una relazione con un uomo sposato. È la stessa cosa. Non posso pensare di non sentirlo, di non vederlo più. Ma guarda che vedere qualcuno meno di così è difficile. Tu hai una relazione col suo cellulare, non con lui. E con la sua mail. Ma voi non capite. Quando sono con lui
Io provo delle emozioni mai sentite prima. E poi dice di amarmi. Sì, ma in questo momento lui è a letto con sua moglie, questo ti è chiaro, vero? Bene, e con questa frase dichiaro chiusa la serata. Cerca di non farti troppo male, Ciccia. Mollalo, hai capito? Ogni giorno in meno con lui è un giorno di vita in più per te. È come smettere di fumare, vedrai. O di bere. Questa prima o poi l'ammazzo. Il sarcasmo delle mie due amiche è fuori luogo. Lo dico e lo ripeto. Il mio Luca è diverso. Ci vorrà un sacco di tempo, ma prima o poi potremo vivere la nostra storia alla luce del sole e andare all'Ikea il sabato pomeriggio. Ciao tesoro, come stai? A che ora sei tornato a casa ieri sera? Oh povero caro, mi dispiace tanto. Sì, ti ho aspettato fino... Beh, non importa. Come? Questa sera? Oh no, questa sera non posso, festeggiamo il compleanno di Laura con tutte le amiche. Come? Nadia è fuori e volevi portarmi a cena? Laura mi ammazzerà. Beh, allora io non posso rifiutare. Va bene, alle 8. Sì, era lui. E mi ha chiesto... di verificare qualcosa nella pratica 34 della sua azienda. Oh, cara, come mi dispiace non poter venire questa sera. Non uscirai mica con lui? Io? Ma scherzo. Con quella pia di sua moglie che gli fa da cane da guardia. Tutto bene? Stai arrivando? Sono le 11 e sono ufficialmente incazzata nera. Il cliente da lei chiamato non è al momento raggiungibile. Provi a chiamare più tardi. Che vuol dire? Che si sono accoltellati? Che lei lo sta trascinando giù per le scale prima di farlo a pezzi? O forse è lui che la sta affogando nella stanza da bagno? Stellina, scusami tanto, una litigata pazzesca. Sei la cosa più bella che io abbia mai avuto, non dimenticarlo mai. Ascolta questa canzone, le sue parole sembrano fatte apposta per noi. You saw me crying in the jar. Gli amori vanno via, ma il nostro no. Il tempo passa mentre aspetti qualcosa in più, ma non rimetti a posto niente se non lo fai tu, se non lo fai tu. Che è sta cazzata? L'ha scritta lui? Dai, anche un bambino avrebbe saputo far meglio. E che cosa avrebbe voluto dire? Beh, secondo me si rende conto di quanto io sia importante per lui. E dove sarebbe scritto tutto questo? Ma dai, è tutto chiarissimo. Il tempo non mette niente a posto da solo se non lo fai tu, se non lo fai tu. Ah, ho capito, ti sei data all'incin. La mucca guarda a ovest oltre l'uscello di Giada, vuol dire che lui lascerà la sua moglie domani. Oh, ha detto solo di non chiamarlo Luca. Caspita, che regalone! Avrà speso almeno 1.000 euro. Non può permetterselo. L'avrà preso al canile. Beh, è proprio bello, devo ammetterlo. Il cane? No, Luca, bel tipo, sorridente. Dove abita? È in periferia, dove hanno costruito, sai, quelle case popolari. Strano, mi sembrava di averlo già incontrato. Somiglia a un tizio con un SUV nero che guida come un imbecille con una rossa al fianco. Ma seguite una fiesta. Piaciuta la sorpresa? Così non ti sentirai sola quando non ci sarò. Che caro! La tua bellezza mi toglie il fiato. Ho ancora nel naso il profumo dei tuoi capelli rossi. Capelli rossi! Maledetto! Maledetto bastardo! Devo assolutamente
assolutamente sapere dove abita. Ah, il tuo cane è imbrattato di cacca all'ufficio del signor Porchi e tutti i suoi 7,40. Adesso sono pericolosa. Prepara uno scatolone con tutti i suoi regali. Il golf, il braccialetto, il baby doll. Eppure il vibratore rosa che mi ha regalato per il suo compleanno. Arrivo in un vialetto di un'esclusivissima zona residenziale, dove le ville sono a dir poco sontuose. La signora Nadia? Nadia non ha affatto i capelli rossi e non ha certo l'aria di una che sta per essere lasciata. Buongiorno, cercava me? Eh sì, lei non mi conosce, ma in questa scatola ci sono cose piuttosto importanti di cui lei potrà discutere con suo marito Luca. Ah, che bel cagnolino, mamma! Anche una figlia! Come si chiama? Si chiama Schifo, come la deliziosa personcina che me lo ha regalato. Ho ripreso il controllo della mia vita e mi ci è voluto un attimo. È Luca, ma io non gli rispondo, non ho più niente da dirgli. Ho sempre pensato di prendermi un anno sabbatico. Me ne vado in Australia. E lei, Porchi, si veda di andare a fanculo con tutti i suoi 7,40. Ma prima di partire devo fare il mio dovere di cittadino. Pronto? È la Guardia di Finanza? Sorry, sinking for breaking each
Mi dispiace, posso fare qualche cosa? Non credo. Comunque, grazie. E invece credo proprio di sì. Sai quelle feste che ti dicevo con gli amici di Facebook, no? E gli amici di Facebook? Ciao, perché non vieni anche tu? Puoi metterti d'accordo con Marcello, così non vieni da solo. Davvero? Dove? Quando? Sono contenta che ti piace l'idea. È fissata per la sera del... sotto... L'appuntamento più o meno è... Come, Cristina, scusa, ma non ti ho sentito, Cristina! Sarebbe una festa... come vuoi, quando vuoi, con chi vuoi. Mi raccomando, non dimenticare di portare l'ombrello. Sì, okay? Ok, Cristina, ciao, ciao, presto, ti aspetto, ciao! Cristina, ma io non ho capito! Ma come l'ombrello? È una festa all'aperto! Cristina! Cristina! Donna ricerchi mani
voce d'occhia di giù, udendo questa canzone, sognando maggior, mi comporre fare. Sei tu, ma che non c'è nessun altro! Pretendi, no? Siamo soli, ah!
attimo, al supermercato ci abbiamo anche la nostra piccola attività. Abbiamo una piccola attività. Eh sì. La premiata. Gelateria Fratelli Zampoli. Dal 1314. Che i gelati non erano ancora inventati. Tanto non veniva nessuno allora. Non viene nessuno neanche adesso. Però non fatto di gusti, siamo dei camionisti. Abbiamo inventato dei gusti. Per tutti i gusti. Per esempio. Ad esempio. Per i camionisti che hanno bisogno di refrigerio e vengono su dai tornati, sì, abbiamo inventato il gusto al pistone. Pistone? Più, più limone, no? Per le donne un pochino maliziose così, abbiamo inventato malizia. Ma raga, più di qualizia! Sì. Abbiamo inventato anche il gelato alla mela verde. Perché ha peli sulla lingua. Per intendere, no? E anche per quei signori con una certa età, perché uno, sapete che quando uno è giovane non ci pensa a questo, giovane non ci pensano le orge così, ma quando una certa età comincia un po' a vacillare, comincia un po' il problema, come insomma l'impotenza. Abbiamo inventato il tiraminga. Tirami su più meringa! Voglio questo, voglio quell'altro, non voglio più questo. Non mi ridia quello di prima. Abbiamo messo insieme stracciatelle e castagne. Lo straccia marroni. Oh. Ma venite su da noi e si sta bene. Ma sì, da noi c'è l'aria pulita. Da noi c'è l'aria tutti. Dai bambini. Agli anziani. Nostro no. Per esempio. 94 anni. Da lunedì al venerdì. Si farà più o meno quasi. Ma anche di più. Tenendo conto. Ma forse meno. 130 km per piedi. E a sabato. Ci tocca andare a cercarlo. Come cazzo è andato? Ma venite su da noi! Che si sta bene! Che la nostra... Che l'estate! Ulula! Di iniziative! Sì, oddio, ulula, ce ne sono molte. Oddio, molte parecchie. Oddio, parecchie alcune. Oddio, alcune ce ne sono. Ce ne sono. Non succede mai un cazzo. La Proloco è piccola. Tanto che abbiamo solo la Pro, perché la Pro c'è la Pro. Ci si ingegna, ci si organizza, ci si inventa, ci si arguzza. Abbiamo inventato la festa del pentimento. Che non è mica una festa religiosa. Abbiamo pentimento proprio. Il turista arriva, si guarda intorno. Si pente la Pro. Ma venite su da noi che si sta bene a Natale. Natale! A Natale, guarda! C'è Natale, no? A Natale, guarda! Non facciamo noi no, l'albero non lo facciamo! E non ci abbiamo le palle! No! Facciamo un presepe vivente, così il paese prende vita! Io prendo vita, si anima! Si anima! Si rallegra! Io si rallegra! L'età media dei partecipanti, 89 anni! Più del presepe vivente! È il presepe morente! L'anno scorso, per esempio, ad esempio, il 25 dicembre, la notte di Natale, è morto Gesù Bambino. Signor Salvatore Baldin, di anni 94, persona dal Bambinello, Salvatore. Ci sembrava anche per lui. Abbiamo intonato. Alleluia, alleluia, è morto Salvatore. Però l'ultimo dell'anno, no, facciamo una cosa che non la fa nessuno. Guarda, la mezzanotte del 31. Mezzanotte, cosa facciamo? Facciamo una iaccolata con gli sci. Sì, sì, dimmi, glielo dico. Li prendiamo tutti, li accatastiamo. Li diamo fuori. Dopo un po' la montagna, le prime. Il povero salumiere della Coppa, il signor Mario Zattelli, sì, no? Sempre anche assurdo. Lui, sempre lì così, povero. Sempre sbagliato. E ci vorrebbe una donna. Che gli mettesse a posto la vita. Ma anche il banco di salute. Che non si capisce più. C'è uno spec al posto dell'Emmet. C'è un Raffalo al posto della montagna. A dire il vero, una donna ce l'ha avuta. La Giovanna. Senza togliere le donne di Verona, che sono bellissime. Del mondo. Le donne cadorine sono le più belle del mondo. Sì, C'hanno la tipica bellezza cadorina, qua tutto attaccato, qua tutto attaccato. Nel migliore dei casi si attacca tutto qua. Ma è più bello fare un giro. Ma non un giro, no. Vedrete come si dice da noi, donna baffuta. Te la fai tu? Ma non so che se le fa, se le fa. Sì, se le fa. Solo che noi siamo tradizionalisti. Come dicevamo, siamo tradizionalisti. L'hanno trovata... Dille. Ha trovato Mario Zattelli. Poi lo scandalo si è parlato in tutto il paese. Cioè la tua? Sì. Perché la mamma della Giovanna li ha trovati a Tramesino. Funghetti e nudi. Nudi. Cioè funghetti pomodoro. Salsa rosa e non sono ancora niente di particolare.
E allora la mamma della Giovanna lì a Vischia ha cominciato a gridare: hai fatto l'amore con la mia bambina! E piangeva. Non ti posso più guardare in faccia! Ci gridava. Almeno avrai usato qualcosa! Sì, signora, il pisello. Ma venite a trovarci! A Ferragosto facciamo le diapositive sulla montagna. Sulla montagna proprio? Sì, perché non abbiamo il posto per proiettare. Per far conoscere i monti dove hanno combattuto i nostri alpini, la grande guerra. Perché da noi tutti alpini. Siamo tutti alpini. Nostro padre. Alpino. Nostra madre. Alpino. Nostro nonno. Alpino. Nostra nonna. Alpino. Il bagno schiuma. Ma in Nicaragua. Che fine era finita. Non è possibile trovare la vita. Comunque, dobbiamo andare perché... Noi dobbiamo andare perché fermano i preparativi per il Natale. E se dobbiamo andare... E se non ci siamo noi, paese? Sì, sì, diglielo, diglielo. Batte la fiacca. Batte la fiacca. Perché come si dice da noi, quando il gatto non c'è... Mangiamo il coniglio. Arrivederci. Adesso abbiamo Signorita e le ragazze del Clerico Show! Thank you.